Ritorna questo o quello, il format dove cerco di risolvere tutte le domande e tutti i dubbi più comuni relativi ai vari reparti di FC24. E oggi iniziamo con la difesa. Ciao ragà, bentornati sul mio canale YouTube. Come detto nell'introduzione, oggi riparte un format che vi ho portato per la prima volta durante la pandemia, ovvero questo o quello, dove andremo ad analizzare i vari reparti o comunque quelle che sono le domande più comuni, i vostri dubbi più comuni su FC24, cercando di andare a dare delle risposte che possano aiutarvi a smarcarvi appunto delle questioni magari un po' spinose all'interno delle vostre squadre. Con oggi ci andiamo a guardare la difesa e tratteremo sia il tema relativo a quello che è la composizione, come si scelgono i due difensori centrali di una squadra, ma anche quelli che sono appunto dei ballottaggi tra i giocatori che sono più chiacchierati in questa prima fase di gioco. Partiamo proprio dalla scelta dei due difensori di quest'anno. Questa ovviamente è una carta che prendo totalmente in maniera casuale, giusto per farvi questo discorso, e l'ho fatto di proposito per evitare che magari vediate un giocatore e vi facciate troppe paranoie. Con Pau Torres sono sicuro che non ve ne farete. Andiamo a parlare dei playstyles, perché quest'anno ovviamente, essendo stati un'introduzione importantissima di FC24, sono fondamentali nella scelta dei nostri due difensori, perché andando a scegliere la giusta coppia possiamo avere un ottimo bilanciamento in quella che è la nostra fase difensiva. Per cui, tra tutti questi playstyle qui che noi abbiamo, ovvero l'affronta, il blocco, l'intercetto, il gioco d'anticipo, la scivolata e il mastino, quest'anno io reputo che la scelta più intelligente, la scelta più bilanciata, la scelta che ci permette di poter avere una coppia ideale di difensori centrali è quella che innanzitutto prevede un giocatore che abbia il playstyle del blocco, ovviamente plus. Questo per quale motivo? Perché andando ad aumentare il raggio d'azione delle intercettazioni e migliorando la capacità di intercettare la palla del nostro giocatore, vorrà dire che all'interno della nostra area di rigore avremo un giocatore in grado di buttarsi in maniera automatica su quelle che sono le conclusioni degli avversari e quindi avere un autoblock veramente utilissimo in queste situazioni. Come si attiva questo playstyle? Perché anche questa è una domanda molto gettonata. Banalmente andando a tenere selezionato il giocatore e temporeggiando con l'L2, magari appunto su quella che è la traiettoria ideale del tiro, che poi andando ad arrivare esattamente lì fa attivare il nostro playstyle e il nostro giocatore si esibirà in scivolate, allunghi eccetera, farà di tutto per evitare che la palla entri in porta. Quindi sicuramente il blocco deve essere presente all'interno della nostra difesa. L'altro playstyle che io reputo fondamentale per avere una coppia equilibrata è il gioco d'anticipo, perché anche in questo caso, aumentando la probabilità di vincere i contrasti in piedi e consentendo di tenere la palla vicino al piede dopo l'intervento, noi ci garantiamo un giocatore che è in grado di andare a fare benissimo i contrasti, allungare bene la gamba, che è una cosa che quest'anno non viene fatta perfettamente, e riducendo la probabilità di andare a perdere la palla dopo il contrasto. Quindi, andando ad avere un giocatore con un po' più di CPU, gli andiamo ad affiancare uno invece un po' più manuale, con il quale risulta più facile riprendere il possesso del pallone. Quindi questa per me, secondo me, è la scelta ideale per i difensori centrali per avere una coppia bilanciata. Questo non toglie però che cosa? Che in base al vostro stile di gioco, se siete un po' più conservativi, quindi vi piace un po' più giocare bassi, cercare di evitare di subire troppi tiri all'interno dell'area di rigore, potete utilizzare magari anche due giocatori col blocco, in maniera tale che andate a fare un filtro ancora più efficace. Stesso discorso al contrario, di utilizzare invece due giocatori con gioco d'anticipo nel momento in cui invece siete un po' più aggressivi, uscite tanto alto a recuperare la palla, fate tanti contrasti e quindi non arrivate quasi mai in quella situazione in cui vi schiacciate e volete fare l'autoblock, anche se comunque è molto utile, e quindi vi andate a schierare due giocatori con questo tipo di caratteristica. Qui sotto, come potete ben vedere, ho raggruppato quelli che sono i difensori principali, quelli più chiacchierati, quelli che più mi avete richiesto nel box domande che ho fatto su Instagram, perché sto facendo dei box nei quali vi chiedo appunto di farmi sapere le vostre domande in maniera tale che le andiamo appunto a risolvere. E mi raccomando, ora dovrebbe essere attivo, mentre state guardando questo video, quello relativo al video del centrocampo, quindi se avete dubbi andateli a spammare tranquillamente lì che cerco di rispondere. Allora, innanzitutto,
va capito come scegliere i difensori da mettere a confronto, perché come vi dicevo in precedenza, sempre per quanto riguarda la questione dei playstyles, del gioco d'anticipo e del blocco per fare una coppia difensiva, è sbagliato andare a confrontare dei giocatori che hanno caratteristiche differenti. Ovvero, una delle domande per esempio più inflazionate è: Matteo, ma Blanc o Van Dijk? Ebbene, questo secondo me è un paragone che non ci sta, e vi spiego perché. Blanc è un giocatore che ha come stile di gioco il gioco d'anticipo plus, quindi è uno che fa benissimo i contrasti, che va a spammare appunto il recupero palla, e non è che fa questo grandissimo affidamento sulla CPU. Quindi tra lui ed un Van Dijk, che invece va a fare tanto affidamento sulla CPU perché ha un body type imponente, il playstyle del blocco ce l'ha anche se non plus, e in più ha anche quello del gioco d'anticipo, ovvero sempre quello relativo al recupero palla, argento, appartengono a due categorie diverse, perché magari Blanc e Van Dijk sono un'ottima coppia, non sono due giocatori che escludono l'altro, anzi, avere un Blanc che ha il gioco d'anticipo plus e averci un Van Dijk che seppure argento li ha entrambi, perché ha sia il gioco d'anticipo che il blocco, praticamente vi rende super 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 competitivi. Un'altra domanda che invece ovviamente viene fatta in maniera proprio incredibile è quella tra Blanc e Varane, e in questo caso è una domanda che ha senso, perché come potete ben vedere sia Blanc che Varane hanno il playstyle del gioco d'anticipo. In questo caso io tra i due giocatori vado a preferire Laurent Blanc. Per quale motivo? Blanc è un giocatore di 1,92 m e così come lo è Varane, perché è 1,91 m. A livello di work rate presentano lo stesso work rate, e a livello di stile di corsa anche presentano più o meno lo stesso stile di corsa. Sulle statistiche, il nostro Varane ovviamente è leggermente più veloce perché ha più velocità scatto, ma ovviamente Blanc presenta delle stats in più per quanto riguarda l'intercetto, la lettura difensiva e il contrasto in piedi, che è molto importante per chi ha il gioco d'anticipo, nonché ha anche 87 di resistenza e un parametro di 69 di agilità contro il 62 di Varane e il 68 di equilibrio contro il 39 di Varane. Quindi Blanc è un giocatore che sicuramente presenta quel pizzico in più di CPU anche rispetto al francese del Manchester United, ma poi è un giocatore che presenta anche un poco in più di CPU a livello di interventi automatici. Quindi tra i due io mi vado a prendere tutta la vita il buon Laurent Blanc, che in SBC vi andate praticamente a pagare molto molto poco anche con i non scambiabili. Un'altra domanda molto molto gettonata è quella che riguarda il dubbio tra Varane e Militao. Qui abbiamo due giocatori che presentano più o meno un body type simile, nonostante Varane sia leggermente più alto, ma sono entrambi molto smilzi ed agili quando li andiamo a manovrare con l'L2. Militao è un giocatore che non ha alcun playstyle interessante dal punto di vista di quelli plus, presenta solamente il blocco argento. E nonostante abbia il blocco argento, Militao fa un gioco completamente diverso, perché è come se avesse una sorta di gioco d'anticipo, visto che è molto agile, molto abile a fare i contrasti, riesce tranquillamente ad andare a fare il recupero palla che a noi interessa. Quindi, non avendo però il playstyle plus, a mio modesto modo di vedere parte più sotto rispetto ad un Varane che ce l'ha plus e quindi recupera d'infinità di palloni, e i suoi contrasti sono molto più precisi. Questo per quale motivo? Ovviamente relativo al suo stile di gioco. E mentre per quanto riguarda le statistiche ci interessa poco che il Militao sia molto più veloce, ci interessa poco in questo caso che l'agilità e l'equilibrio di Militao siano superiori, perché poi a livello delle stats difensive bene o male siamo lì. Cambia leggermente la forza in favore di Varane, 84 a 79, cambia leggermente l'aggressività a favore di Militao, ma ripeto, il plus che c'ha Varane è proprio quello stile di gioco lì che per me fa la differenza. Un'altra domanda che spessissimo viene fatta è quella attualmente tra Van Dijk e Guardiol. Van Dijk e Guardiol che praticamente appartengono allo stesso campionato, perché uno gioca nel Liverpool e uno gioca al Manchester United, ed entrambi fanno quello stile di gioco che vi dicevo prima, basato un po' più sugli autoblock. Guardiol ovviamente nella sua versione evoluta,
presenta l'L2 argento e l'autoblocco plus. A livello statistico, calcolate che stiamo guardando la versione voluta ovviamente e non quella base, e alla fine, se noi andiamo a vedere per bene soprattutto le stats difensive e di fisico, Guardiol non è che cede il passo più di tanto rispetto a Van Dijk. Per cui, se io potessi scegliere tra i due attualmente, se di Guardiol considero la versione evoluta, mi vado a prendere Guardiol, perché lo vado a pagare 10.000 crediti, perché se ho Van Dijk posso andare magari a monetizzare Van Dijk e metterlo sul mercato, andando dunque a recuperare crediti che posso magari andare ad investire in altri reparti della mia squadra, mentre questo Guardiol dà anche tutta una serie di link molto più forti rispetto a Virgil, perché ci permette magari di dare un'intesa forte a Walker, che è utilizzatissimo, a De Bruyne, che è utilizzatissimo, e per cui ci torna comodo anche sotto questo punto di vista, anche magari in un'ottica di link con Ederson, che è un portiere molto buono. Altra domanda riguarda questo terzetto tra Varane, Militao e Koundé, però per lo stesso motivo con il quale ho aperto questa parte di video, io eviterei di mettere Koundé all'interno di quello che è il discorso di confronto di giocatori, perché Koundé presenta come playstyle plus il jockey, ovvero l'affronta l'L2, e non ha né il blocco argento né il gioco d'anticipo argento, quindi per me parte un po' più dietro rispetto ai difensori di cui stiamo parlando in questo momento, e viene per esempio paragonato tantissimo a Koundé. Mi chiedete spesso: Matte, ma Koundé o Araújo? Bene, tra i due io vado a scegliere ovviamente sempre Araújo, perché Araújo è un giocatore che c'ha l'L2, è un giocatore che ha il blocco plus, è un giocatore che comunque presenta anche il gioco d'anticipo argento, la scivolata argento, quindi è molto completo sotto questo punto di vista, e onestamente, se posso andare a giocare Araújo, vado a giocare Araújo. Chiaramente però una difesa non è composta solo dai difensori centrali, ma anche dai terzini, e ho raggruppato le domande più frequenti su quelli che sono terzini sinistri e terzini destri a momento su FC24. Per quanto riguarda la corsia di sinistra, vedete che mi sono andato a prendere Mendy, Theo e Alfonsino Davis. Certo, si potrebbe andare anche a menzionare Capdeviglia, la Fridolina Rolfo, però sono secondo me terzini che sono più di necessità gli ultimi due, ovvero che schierate magari se avete trovato uno scambiabile, se avete invece giocatrici del Barcellona a cui dovete dare un po' d'intesa, sono discorsi differenti. Per quanto riguarda Theo, Mendy e Davis, invece abbiamo l'elite dei terzini sinistri. In questo caso non è che ci va a interessare più di tanto quello che è il playstyle di questi giocatori. Diciamo che per un terzino potrebbe tornare molto comodo lo stile di gioco dell'inesauribile, specie se si gioca con i terzini che danno una gran mano alla manovra offensiva, perché altrimenti arrivate a un certo momento della partita dovete prendere e levarli. In valore assoluto, tra questi tre terzini, il più forte per me è Alfonsino Davis, perché è 1,85 m, quindi ha un'ottima fisicità, è 4-4, è molto tecnico perché ha dei buoni passaggi, è un discreto tiro quando arriva davanti la porta, è anche abbastanza agile, si muove bene, tiene botta con gli avversari, è molto utile difensivamente e ha anche un playstyle plus, ovvero quello del passo veloce, che gli permette di prendere ancora più velocità quando parte palla al piede. Successivamente, seguito a strettissimo giro, abbiamo Mendy, che una domanda che viene fatta spessissimo è: Mendy o Theo? E io tra i due mi vado a prendere Mendy tutta la vita, e voi direte perché? Se vado a guardare le stats, Theo è più veloce, Theo magari ha un body type migliore. Sì, però sapete benissimo che Mendy ogni anno, non si sa per quale motivo, c'ha sempre un qualcosina in più. Non si sa per quale anno, per quale motivo ogni anno è sempre velocissimo, nonostante non vede il campo da parecchio. E poi ci dà una serie di link molto più interessanti rispetto a Theo, dove magari lo utilizzate solamente se avete un Leao, se avete un Maignan, che proprio non potete andare ad eliminare. Quindi peccato ovviamente per Davis, che ha dei link strani per la Bundesliga. Diciamo il terzino sinistro numero 1 è Mendy, successivamente seguito da Alfonso Davis e poi da Theo per necessità. Per quanto riguarda invece la catena di destra, c'è una moria delle vacche incredibile. Perché? Diciamo che quelli un po' più utilizzati in questo periodo sono Walker, Joao Cancelo, Trailblazers e Llorente. Walker tra questi tre è sicuramente quello che difende meglio e ci dà anche dei link molto interessanti. Però il più completo in assoluto è Marcos Llorente. Marcos Llorente difende benissimo, tira delle gran spallate con la X con la difesa avanzata, è veloce, fa dei gran passaggi, c'ha un gran tiro, un Gullit Gang, ha tutte le stats sopra l'80. Poi c'ha pure alto alto proprio come Walker, per cui vuol dire che
persa palla torna subito indietro, motivo per il quale io lo preferisco su tutti, anche più di Walker e soprattutto più di questo Cancelo, che per carità è un ottimo giocatore, ma giocato come terzino, ragazzi, mi è sembrato perdere un po' troppo la posizione, visto che come work rate ha alto o basso. Quindi Cancelo io lo andrei a giocare maggiormente magari a centrocampo, se avete modo di ibridarlo, di piazzarlo anche durante la partita, ma da terzino puro ve lo sconsiglio. Ragazzi, per questo video è tutto, fatemi sapere se siete contenti del ritorno di questo o quello, e soprattutto se avete altri dubbi scrivetemeli qui nei commenti che vi risponderò. Vi ricordo che sono live tutti i giorni sulla piattaforma Viola. Non mi resta altro che augurarvi una buona giornata. Un saluto dal vostro Liberoschi e alla prossima. Ciao.